Comunque sei un genio. Davvero. Guarda che hai fatto. Con un'idea assurda. Che mi hai fatto fare a me. Un genio. Me ne passi una, per favore. Certo. Comunque l'idea non è mia. L'ho letta su un giornale, un tipo a Londra l'ha fatto, non è mia l'idea. Comunque te la sei cavata benissimo. Sì. E anche con mio marito non è che è andata proprio così, eh? Ah no? No. Cioè? Lui lavorava nella finanza. Non mi calcolava proprio e allora ho cominciato ad inventare cose. Provini che andavano bene, tournée teatrali che non esistevano naturalmente. Scusa, tutti quei volantini a casa tua? Tutto? Tutto finto. Tutto finto, tutto fatto da me. Te l'ho detto. Brava. Mazza. Poi una volta lui è venuto a vedermi a teatro, ma naturalmente io non c'ero. E quando sono tornata a casa io ho fatto una scenata di gelosia, sembravo una matta. Gli avevo detto che lo sapevo che mi aveva tradito con una collega di lavoro, ma non era vero, lo sapevo che non era vero. Però io volevo soltanto che mi ascoltasse, che mi sentisse. E invece mi ha mollata. Mi dispiace. È brutto quando non ti ascoltano. Per come sei veramente, ma solo come reagisci. Però non è questo il punto. No, No. no, è vero, non è questo il punto. E allora io ho detto che se mi mollava avrei bruciato le tende. Al 3. E lui al 3 non si è mosso. No, anzi, mi guardava con quello sguardo per dire, ok, dai, vai, brucia le tende. E allora tu lì che fai? Non lo fai? Non le bruci? Pare brutto, poi ci perdi la faccia. E Certo. allora le ho bruciate. Ah. Però io volevo bruciare solo le tende, mica tutta la casa. E la casa del vicino. E fortunatamente non c'era. Però Meno male. c'è rimasto secco il barboncino. Mi è dispiaciuto, carbonizzato, non avrei voluto finisse così. Poverino. Finita la magia, eh? Faccio schifo ora, eh? Ti faccio No, cagare. non mi fai schifo. Loro pensano di avere ragione solo perché sono di più. Loro chi, scusa? Ma come? Quelli normali. Normali. Ascolta, facciamo una cosa. Solo tra noi due. Facciamo i bravi. Tu non dici più balle. E io non sbrocco. Solo tra noi due però. Proviamo. Va bene? Va bene. Che tanto lo sappiamo come siamo messi. Male. Malissimo. Malissimo. Però proviamo. D'accordo? D'accordo.
si va di andarci a prendere un cornetto. Cornetto? Sì, cornetto. Andiamoci a prendere il cornetto. Andiamo. Andiamo.